Continua l'emergenza siccità anche a Padova. I canali interni si stanno abbassando a vista d'occhio. Siamo in Riviera San Benedetto, lo vedete. Le alghe hanno oramai invaso il canale, sembra un tappeto verde, sembra un giardino. Padova si risveglia con i canali sempre più secchi ogni giorno che passa. Il segnale più preoccupante sono le alghe che stanno emergendo e che visivamente trasformano il canale in un prato. E percorrendo via San Benedetto, arrivando al Ponte dei Tadi, lo potete vedere, è una distesa di verde. Sono tutte alghe emerse dal ramo maestro per la scarsità d'acqua. L'edicolante, che ha qui il suo chiosco da quasi 30 anni, ci confessa di non aver mai visto qualcosa di simile. Fa una certa impressione. Speriamo che aprino un po' più avanti. E che... Lei da quanti anni è che qua? 29. Lei in praticamente 30 anni non l'aveva mai visto prima. Mai visto un canale così messo male. Anche i passanti che assistono a questa trasformazione sono stupefatti e preoccupati. Io penso che l'abbiano tenuto in considerazione questo pericolo eventuale delle alghe, che facciano qualcosa, che mettano dei disinfettanti particolari. Sono canali anche secondari, dunque bisogna vedere come sono fatte anche disposte le chiuse, quelle cose lì. Certo che vedere a Padova una secca del genere è un po' triste. Il comune ha intanto emanato un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, vietate alcune attività come il lavaggio di piazzali e veicoli, esclusi gli autolavaggi, l'utilizzo di acqua in fontane o vasche che non abbiano sistemi di riciclo e l'innaffiamento di prati, giardini pubblici e privati tra le 6 del mattino e mezzanotte.